Oggi Flow Giovani parteciperà ad una conferenza su tema Migrazioni e Clima, organizzata da ADI Bologna. L'ADI è l'Associazione Italiana di Dottorandi e Dottori di Ricerca. È un'associazione che cerca di creare un sentimento di classe, direi, attraverso i dottorandi, non solo a livello locale ma a livello nazionale. Credo sia importante che a livello accademico ci si ponga delle domande su a chi vogliamo comunicare, cosa vogliamo comunicare e come vogliamo comunicare. Creando questi convegni aperti è cercare di includere anche società civile o giovani e più giovani con un argomento appunto che adesso a loro è molto caro, come il cambiamento climatico, cercare di includerli attraverso le ricerche che vengono svolte da giovani ricercatori. Io sono Davide Faranda, sono ricercatore al Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement, che è un laboratorio di clima a Parigi. Io mi occupo soprattutto delle ondate di caldo, delle ondate di freddo, ma anche dei cicloni tropicali, tra i quali anche i Medicane, cioè dei cicloni mediterranei. Sono sicuramente gli eventi che possono causare dei flussi migratori. Quindi quello che facciamo noi è capire da un punto di vista puramente fisico quali sono gli effetti e anche le cause che possono far cambiare l'intensità e la probabilità di questi fenomeni nel futuro. Poi ci sono altri scienziati che a valle prendono i nostri dati e stimano i flussi migratori possibili e le popolazioni che si possono spostare in seguito a questi eventi. Il libro Ecoprofughi uscì nel novembre, quindi 9 anni fa, del 2010, e trattava allora una questione che non era molto trattata nelle università e nei luoghi di ricerca italiani: il fatto che ai cambiamenti climatici si associano migrazioni forzate. L'ultimo studio dice che 300 milioni di persone vivono sulle coste entro il 2050, a causa dell'innalzamento del mare e delle frequenti inondazioni, rischiano di dover andare via. I rifugiati climatici sono ogni anno di più. Chi studia questi fenomeni dice che la media degli ultimi 10 anni è oltre 20 milioni. Per questo è stato importante che l'ONU, alla fine del 2018, abbia finalmente approvato per la prima volta nella storia diplomatica dell'umanità un minimo di accordo di reciprocità, perché questo impone il fenomeno migratorio. Che ci sia un atteggiamento reciproco. Il diritto delle immigrazioni va correlato al diritto delle emigrazioni. È un tema molto attuale, fortunatamente. Diciamo che il lavoro che sto portando avanti sui cambiamenti climatici in Italia va appunto a indagare nel nostro territorio, nel nostro paese, quello che è appunto il cambiamento climatico. Riuscire a raccontare anche l'impatto sull'uomo è molto importante, ma è anche molto difficile anche da un punto di vista fotografico, però credo che lo sia strettamente necessario. Oltre il mero fatto di cronaca, no? Riuscire a sì raccontare l'immediato, ma anche raccontare le storie che ci sono dietro, sia positive sia negative, cioè riuscire anche a dare un immaginario differente che non sia la sola immagine diciamo che va molto di più della catastrofe, dell'incidente, ma anche di come per esempio certe zone reagiscono, resistono o si auto-organizzano per far fronte appunto ai cambiamenti climatici. Raccontare storie aiuta molto di più a capire il problema e riuscire a sentirlo anche più proprio, diciamo. Penso che ci sia veramente un mainstream di discutere il cambiamento climatico e soprattutto quello che è appunto l'impatto del cambiamento climatico, quindi anche le migrazioni, da un punto di vista molto occidentale e di paese sviluppato. Dobbiamo pensare alle migrazioni come qualcosa che come una risposta di popolazioni che sono non più vulnerabili, ma sono semplicemente differenti da noi perché hanno un altro stile di vita, e che questo stile di vita sta venendo distrutto dai nostri comportamenti, perché ricordiamoci che il 50% delle emissioni è in mano al 10% della popolazione più ricca, quindi noi. Dobbiamo prendere un altro punto di vista in cui siamo noi a accettare, noi anche scienziati, che qualcuno che viene da un'altra cultura completamente diversa da noi ci possa insegnare qualcosa sul cambiamento climatico e sulle migrazioni. Penso che la cosa principale sia informarsi, e informarsi nelle buone fonti di informazione, che vuol dire prendere una cosa molto semplice, cioè questo rapporto
fatto dagli scienziati dell'IPCC, quindi gli scienziati raggruppati tutti insieme nei diversi paesi del mondo, in cui partecipano anche i paesi in via di sviluppo, che poi viene sintetizzato su un rapporto per i politici, ma non è solo per i politici, è anche per le persone che non sono, che non hanno una formazione scientifica. Quindi il mio consiglio è di cominciare con questo, che è la voce ufficiale di 10.000 scienziati, per farsi un'idea e poi per capire come possiamo presentare anche a una popolazione che magari è interessata ad altri problemi, perché ci sono altri problemi, la disoccupazione tra tutti, problemi economici, ma il clima è un problema che, come abbiamo visto la settimana scorsa con l'acqua alta a Venezia per esempio, o i forti temporali che abbiamo avuto, che hanno anche una componente climatica dentro, di cambiamento climatico, è un problema a cui ci dobbiamo interessare.